Un saluto a tutti gli amici nerazzurri e bentornati sul canale. Dopo il pareggio in trasferta per 1-1 contro lo Spezia, gli uomini di Conte affronteranno il Verona di Juric domenica pomeriggio alle ore 15. Il Verona ha collezionato solo 4 punti nelle ultime 7 partite giocate e sarà molto importante riuscire a riprendere il percorso verso la meta e smaltire le scorie dovute ad un pareggio causato dai troppi errori individuali. Ho già analizzato in precedenza il sistema di gioco del Verona di Juric e in alto a sinistra lascerò il link che rimanda al video. Ma prima di iniziare vi invito a lasciare un like a questo video e ad iscrivervi attivando la campanellina per supportare il canale. Nelle ultime partite il Verona ha sempre messo in pratica le idee di gioco di Juric, che prevedono un cambio di gioco veloce, un pressing molto alto e l'abbassamento dei centrocampisti sulla linea difensiva per aumentare la densità in area di rigore, ma ci sono stati troppi errori individuali e oggi andremo ad analizzarli. Nella sconfitta interna per 2-1 contro la Fiorentina andremo ad analizzare l'azione che ha portato al calcio di rigore per il Viola. L'azione parte da un lancio dalle retrovie con Venuti che supera Lazovic con una finta di corpo e lascia il giocatore veronese sulla tre quarti. All'interno dell'area di rigore nel frattempo troviamo l'inserimento di Vlahovic e di Ribéry, ma il pallone è a rimorchio verso Bonaventura che sta arrivando in area ma viene buttato giù dal centrocampista veronese. In questa partita la Fiorentina ha allargato di molto le ali, cercando di allargare le maglie della difesa veronese, dando così la possibilità ai centrocampisti di sfruttare l'inserimento in area. Il gol del 2-0 di Caceres deriva da una punizione sulla sinistra. Il cross all'interno dell'area di rigore viene respinto dalla difesa, ma Caceres è il primo a raccogliere la ribattuta e a battere Silvestri. In questa azione possiamo notare come il Verona abbassa molto la difesa, come in tutte le situazioni da fermo, lasciando solo un giocatore al limite dell'area di rigore, dando così la possibilità agli avversari di recuperare palla sia per vie centrali che per vie laterali. Il gol del 2-1 è siglato da Salcedo. In questa azione troviamo Zaccagni sulla sinistra che trova un ottimo cross per il taglio sul secondo palo di Faraoni. Faraoni effettua una sponda trovando Salcedo che da pochi passi non sbaglia. Per limitare questi cambi di gioco veloci del Verona, la Fiorentina ha cercato di alzare la difesa il più possibile, ma questa volta Zaccagni ha trovato lo spazio giusto per il cross. Nella sconfitta contro la Sampdoria per 3-1, il Verona prima passa in vantaggio con una splendida punizione segnata da Lazovic dal limite dell'area di rigore, poi però si fa rimontare. Nell'azione che porterà al calcio di rigore valido per il 2-1, possiamo notare come la Sampdoria riesce a vanificare il pressing alto del Verona con Keita Balde che si appoggia sulla fascia e poi attacca lo spazio lasciato da Tameze che lo butta giù in area di rigore. La Sampdoria è riuscita a vanificare questo pressing alto proprio con dei passaggi veloci, con dello scarico veloce e poi attaccando in profondità, come già visto prima, quello spazio lasciato dai difensori centrali e dalle mezze ali che non accorciano. Nella sconfitta contro la Lazio per 1-0, il gol di Milinkovic-Savic arriverà nei minuti finali ed è ancora una volta il cross dalla tre quarti, questa volta con Radu che trova Milinkovic-Savic all'interno dell'area di rigore e batte Silvestri. In questa azione la difesa del Verona era completamente schierata ed erano anche in superiorità numerica, ma Milinkovic-Savic riesce a sfruttare il liscio di uno dei difensori per poi battere Silvestri. La difesa del Verona non è impeccabile per quanto riguarda i cross alti. Nell'ultima vittoria contro il Cagliari per 2-0, sul gol dell'1-0 possiamo notare come l'azione viene sviluppata interamente sulla sinistra, con Zaccagni che trova prima il passaggio per Miguel Veloso, che tutto solo riesce a trovare l'inserimento di Barak al limite, mentre la difesa cagliaritana si abbassa, Barak riesce a trovare la conclusione vincente da fuori area. Spesso il Verona cerca di sviluppare le azioni sulla sinistra perché Lazovic viene aiutato da Zaccagni non solo per creare la densità numerica all'interno dell'area di rigore, ma perché facendo così riesce a far scalare i difensori avversari, creando così lo spazio per l'inserimento dell'esterno opposto.
Dopo il gol del vantaggio, il Verona concederà moltissimo ai cagliaritani, che sbaglieranno molto sotto porta, ma negli ultimi minuti sarà Lasagna a segnare il gol del definitivo 2-0 su un'azione in contropiede, con Bessa che raccoglie una palla a centrocampo e Lasagna marcato da un solo uomo, quindi potete notare la difesa molto alta del Cagliari. Bessa lancia in profondità Lasagna che a tu per tu con Cragno non sbaglia per il gol del 2-0. Il Verona ha dei giocatori molto veloci e sarà fondamentale non lasciare spazi in contropiede. Quindi quali sono i punti di forza del Verona? Hanno degli ottimi tiratori sui calci piazzati dal limite, riescono a sviluppare molto il gioco sulla fascia sinistra trovando facilmente la superiorità numerica ed effettuano un pressing molto aggressivo già nella tre quarti avversaria. Quali sono invece i punti deboli? Fanno fatica a mantenere le marcature sui calci piazzati. Gli esterni faticano a rientrare, costringendo i due difensori centrali esterni ad allargarsi e lasciando così spazi per vie centrali, e il loro sistema di gioco permette all'avversario di creare molte occasioni da gol. Il Verona rispetto all'inizio della stagione è calato sia fisicamente sia sul piano del gioco. La chiave di lettura di questa partita potrebbe dipendere molto dagli inserimenti delle mezze ali, Barella ed Eriksen. Eriksen nella partita contro lo Spezia ha avuto almeno un paio di occasioni dal limite dell'area, ma non ha calciato, ha cercato di servire il compagno sbagliando. Vorrei vedere più cattiveria da parte del danese quando si trova nei pressi del limite dell'area di rigore. La formazione sarà la stessa vista contro lo Spezia. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti i vostri pronostici per questa sfida, lasciate un like al video e non dimenticatevi di iscrivervi attivando la campanellina per far crescere il canale. Io vi ringrazio, un saluto da Umberto, l'interista forever. Amala!